un saluto da Gerardo Paterna e ben trovato a questo nuovo appuntamento video prodotto esclusivamente per il blog gerardopaterna.com. Oggi sono in compagnia di Fausto Maglia, responsabile marketing di Casavo, il primo instant buyer 100% made in Italy. Ciao Fausto, ben arrivato. Ciao Gerardo, buongiorno, grazie. Bene. Allora, 2 anni di attività, no, industriale, di acquisto industriale di immobili direttamente dai privati con garanzia di acquisto entro i 30 giorni. Come stanno andando le cose? Le cose stanno andando bene, cresciamo costantemente a ritmi che erano difficilmente prevedibili anche per noi inizialmente, appunto. Siamo nati da meno di 2 anni con 1 anno e mezzo effettivo di attività commerciale. E dai primi passi che abbiamo mosso sul mercato per capire se il nostro servizio poteva avere un senso, oggi ci troviamo ad aver gestito quasi 150 operazioni immobiliari in entrata con le vendite che chiaramente seguono il trend degli acquisti. E siamo passati dall'essere 2 persone su una scrivania ad aver circa 45 dipendenti sparsi in 4 città e nel frattempo abbiamo raccolto anche somme ingenti per finanziamenti. Bravo, di questo, attività. Questo è un bel argomento, cioè state continuando a raccogliere soldi, tanti, è un business che richiama comunque tanti capitali, vuol dire che di fatto c'è fiducia, no? Gli investitori cosa si attendono e come si, insomma, come approcciano Casavo? Intanto appunto è un business che richiede grandi investimenti perché chiaramente ci troviamo a fare innovazione in un mercato in cui l'asset principale è molto costoso e i nostri investitori si dividono in 2 categorie. Chi decide di investire direttamente nell'azienda credendo appunto nell'innovazione che possiamo portare nel lungo termine sul mercato e sono gli investitori principali, quelli che ci hanno finanziato in quella che si chiama equity. E scusa, poi sono più banche, venture capital, investitori privati magari. Sì, non so. Sì, la domanda è interessante. Nobili e ricche famiglie, ecco. La domanda è interessante anche per la configurazione del mercato degli investitori in Italia che è composto da tanti family office. Okay. Però appunto in realtà la nostra compagine di investitori è molto variegata e molto internazionale. Lato equity appunto il venture capital sicuramente è ciò che domina e che ci ha permesso di raggiungere certi risultati in termini di raccolta del capitale da quel punto di vista. Dall'altro lato abbiamo altri fondi internazionali e anche una banca italiana che ha deciso di supportarci in alcune operazioni che ci hanno permesso di raccogliere circa 40 milioni per proprio il finanziamento delle operazioni immobiliari. Possiamo fare un nome della banca italiana? Della banca italiana non posso farlo. Prossima puntata. Prossima puntata. Senti, volevo parlare un po' di tecnologia con te. Tecnologia e scalabilità del modello. Diciamo che gli operatori negli Stati Uniti, quelli grandi, Zillow, Open Door, insomma, si stanno scontrando un po' con quella che è l'eterogeneità di mercato, cioè il modello funziona bene dove ci sono tante case uguali da acquistare, quindi sono più facili da valutare. L'Italia, ahimè, è un mercato assolutamente eterogeneo. La tecnologia vi sta dando una mano. A che punto siamo per quanto riguarda la gestione dei dati e su quali piazze pensate di riuscire ad approdare? Il tema è estremamente interessante. Chiaramente noi abbiamo dovuto affrontare una fase in cui dovevamo proporre il servizio e farlo funzionare. Adesso la partita si gioca sulla tecnologia, ovviamente, ed è dove andremo a fare gli investimenti più grandi nel corso dei prossimi anni. Il tema dell'eterogeneità del mercato esiste e chiaramente è facile da comprendere, in Italia pesa di più che in un mercato come gli Stati Uniti, lo stock immobiliare è più eterogeneo, quindi diciamo però c'è anche più spazio per l'innovazione, nel senso che un piccolo miglioramento pesa molto di più in Italia rispetto a un mercato come gli Stati Uniti. La sfida vera in realtà non è tanto sul modello tecnologico e sulla valutazione, ma sulla raccolta dei dati. In Italia non c'è molta trasparenza riguardo al transato e quindi per noi la grande sfida è andare a raccogliere dati.
abbiamo diverse fonti che ci permettono di farlo e la prima e più importante è quella nostra interna. All'aumentare del volume di transazioni abbiamo sempre più feeling, certo, di quello che è l'andamento del mercato. Oltre a questo abbiamo stretto partnership con più di 700 agenzie su Milano, Roma e adesso lo stiamo costruendo a Torino e Firenze dove abbiamo aperto di recente e questo ci permette di condividere con i nostri partner che sono agenti immobiliari quelli che sono le transazioni reali che vengono effettuate e infine c'è tutto il mondo dei comparabili, possiamo andare a vedere quelli che sono i prezzi di richiesta che ci sono sul mercato, chiaramente lì c'è da applicare uno sconto sì, che cioè è quella differenza, certo, esatto, certo, la differenza tra prezzo di richiesta e prezzo effettivo di vendita, però ecco la sfida è quella ed è una sfida che stiamo portando avanti con decisione. Bene, in un mercato che prova a mettere un po' l'intermediazione alle corde, qual è il vostro rapporto con gli agenti immobiliari? C'è la possibilità di una relazione proficua? Mi hai detto già che state stringendo accordi con oltre 700 agenti. Come funziona questa relazione d'affari? Allora, intanto il nostro approccio è quello di una partnership. Abbiamo scelto fin dai primi giorni di non dotarci di una rete commerciale interna perché vogliamo appunto collaborare in modo stretto con chi è già sul mercato immobiliare, costruendo insieme a loro quella che è l'evoluzione del mercato. Perciò per noi sono partner gli agenti immobiliari e il modello funziona sia in fase di acquisto che in fase di rivendita per noi, quindi noi non rivendiamo immobili per conto proprio, per conto nostro, nemmeno quando andiamo ad acquisirli direttamente dal privato. Okay. Perciò in un caso siamo un partner sia in fase di acquisto, all'agente immobiliare possiamo garantire quello che garantiamo al privato, quindi rapidità, trasparenza e solidità finanziaria. Dall'altro lato riusciamo a generare mandati di vendita andando a intercettare quelli che sono gli immobili in vendita nel mercato dei privati e quindi in qualche modo li ridirottiamo sulle agenzie immobiliari che sono alla fine parte della nostra rete commerciale. Beh, magari poi intervisteremo anche qualche vostro partner molto, sì, per avere qualche feedback, no? Che è poi la cosa che interessa tanto a poi chi ci sta seguendo. Allora, volevo aprire una parentesi con te sull'innovazione, no? Stanno arrivando sul mercato diversi tipi di aziende che propongono anche una sorta di intermediazione ibrida, no? Di digitale in parte o totalmente. Volevo un po' capire qual era la tua visione su questo, anche se diciamo non è proprio nel tuo core business, ma è insomma collaterale rispetto, certo, alla vostra realtà. Osserviamo con interesse chiaramente tutto quello che succede nel mercato. Negli ultimi mesi c'è stata un po' un'esplosione di questi modelli, segno che probabilmente lo spazio per l'innovazione c'è. Dal mio punto di vista sicuramente c'è una possibilità di intervento in quella che è la smaterializzazione dell'agenzia fisica, ok? Probabilmente quello è un costo che in certi casi non ha più molto senso, nonostante il lavoro dell'agente immobiliare sia ancora importante, come dimostra, okay, il fatto che noi ci collaboriamo. Quindi appunto probabilmente lo spazio c'è. In Italia assistiamo a una frammentazione, appunto ci sono tanti player diversi, magari sono ancora molto piccoli, dovrà emergerne qualcuno, sì, che domini la categoria. Il Sud Europa probabilmente è un mercato interessante, abbiamo visto appunto in altri mercati, ad esempio l'Australia, dove giganti come Purple Bricks, certo, hanno dovuto ritirarsi perché non riuscivano a far funzionare la propria proposta. Quella criticità, sì, il modello economico che alcune volte è proprio fragile. Sì, no? Sì, certo, esatto. Quindi diciamo che nel Sud Europa viene percepito come un costo a volte nemmeno sempre giustificato, quello dell'agente immobiliare. E quindi è chiaro che hanno una leva questi modelli. Poi bisogna vedere se la leva è soltanto quella del prezzo, della scontistica, costa o se c'è, poco, esatto, sì, o se c'è effettivamente un'innovazione da un punto di vista tecnologico, sì, da un, sì, punto di vista di sicurezza della transazione. Dal nostro punto di vista ci collochiamo chiaramente in una nicchia diversa. Noi abbiamo scelto di collaborare con le agenzie, proponiamo una categoria completamente nuova che è quella, certo, dell'instant buyer. State creando proprio una categoria professionale nuova. Cioè. Esatto, è quella dell'instant buyer immobiliare.
chiaro che in questo affollamento di proposte che stanno nascendo tutte in questo momento, magari il consumatore è un pochino disorientato, capisce che c'è un grande trend di innovazione ma non riesce a identificare bene chi fa cosa. Quindi dal nostro punto di vista la sfida è quella di dire appunto che noi siamo un acquirente diretto e la nostra proposta è diversa da quella degli altri. Noi siamo già la soluzione quando si tratta di vendere la casa. Ok, l'ultimo aspetto, in quali città arriverete? Quindi abbiamo già, diciamo così, invaso Milano, Roma, Torino, Firenze, ok. Sì. E poi? Torino e Firenze sono gli ultimi ingressi, okay, nel nostro portfolio di città servite. Ci siamo da metà aprile e abbiamo già fatto le prime operazioni, in realtà. Ho anche già concluso la rivendita in alcuni casi. Abbiamo sempre pensato che il nostro modello possa funzionare in mercati ad alta densità immobiliare, quindi altre città che possono essere interessanti, mi viene in mente Bologna, per esempio, che sicuramente ha un numero di transazioni simile a Firenze. E poi ci piacerebbe provare a testare il modello su città un po' più piccole, quindi la tesi imprenditoriale che funziona bene in mercati grandi, però vediamo se magari appunto ci può essere una domanda anche in mercati un pochino più piccoli. Parliamo sempre comunque di capoluoghi di provincia. Sì, ecco. Parliamo sempre di capoluoghi di provincia, okay. Comunque un numero di transazioni che vale almeno sulle 3.000, okay, all'anno. Idealmente in città che siano vicine al nostro quartier generale, perché un tema è che stiamo inventando un mestiere nuovo. Sì, bisogna fare un po' di sperimentazione, esatto, capire cosa funziona e cosa no. Stiamo inventando un mestiere nuovo e quindi abbiamo bisogno, come dire, di trasferire il know-how da Milano, dove siamo partiti, a tutte le città che andiamo a servire. Ottimo. Allora, per entrare in contatto con Casavo, sito web casavo.com. Casavo.com.it, okay. Sì, in realtà. Okay. Sì. Siete avvisati. Sì. Grazie mille Fausto per la tua disponibilità, ti aspetto in occasione magari di prossimi sviluppi, ci racconterai cosa sta succedendo. Molto, d'accordo? Volentieri, grazie per l'invito di oggi. Benissimo. Prima di chiudere voglio ricordarti che se hai un progetto, un prodotto, un servizio innovativo per l'immobiliare e vuoi presentarlo da questo sgabello, puoi scrivere a info@gerardopaterna.com. Ti aspetto in occasione del prossimo video. A presto!